Allora, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Maria Grazia ed io vi vogliamo parlare di un libro. Un libro che si intitola Splendi come vita, l'ultimo libro di Maria Grazia Calandrone. Darei subito la parola a te per raccontare innanzitutto di che si tratta. Grazie Sonia, intanto grazie di aver voluto fare questa cosa insieme a me e in realtà di aver voluto anche scrivere questo libro insieme a me, perché tu sei stata la persona alla quale devo sicuramente, diciamo, l'ultimo terzo di questo libro, al tuo incoraggiamento, al tuo pungolarmi con il forcone a non essere reticente. Perché è un libro che racconta, diciamo che prende la scusa della mia vita per raccontare delle cose, per raccontare una relazione primaria, che è la relazione con la madre. E madre che nello specifico mio è doppia, c'è una mamma biologica, che viene affidata alla cronaca. C'è un grande antefatto, di un abbandono dovuto a un suicidio di questa mamma biologica che viene affidato agli articoli di cronaca perché avevo già parlato tanto in poesia di questa donna e mi sentivo di dover rendere omaggio anche alla persona che mi aveva adottata, ovvero appunto a questa mamma e a questo papà, anche se in misura minore perché purtroppo è mancato quando io avevo 10 anni. E invece mamma mi ha accompagnato a lungo. E mi interessava parlare di questa relazione perché è una relazione che volevo fosse emblematica di molti rapporti che esistono con le nostre madri e anche, spero in misura minore, di noi come madri, con luce e ombre, con i conflitti e con le difficoltà, con le incomprensioni. Che però la scoperta che tengo a comunicare e che ho fatto attraverso questa scrittura, la scrittura di questo libro, è che non tolgono assolutamente nulla all'amore incrollabile che c'è. E aggiungo viscerale, anche se si tratta di una madre adottiva nel mio caso. E mi interessava anche, vedo che questa è una cosa che nel tempo ho visto che viene sottolineata spesso, no? La domanda sulla differenza eventuale tra una relazione con una madre biologica e una madre adottiva, io credo nessuna, anche se dovendo essere al 100% onesta, è chiaro che io non posso avere un termine di paragone, essendo stata cresciuta soltanto da una mamma adottiva. Ma se confronto la mia relazione con la mamma adottiva e i miei sentimenti e i miei risentimenti e il mio amore per lei con quello che mi raccontano le amiche o gli amici, io devo dire che non trovo nessuna differenza. Trovo però che spesso i genitori adottivi si sentono, e purtroppo questo è stato il caso di mia mamma, mancanti di qualche cosa. Ecco, non lo sono. Non lo sono. Tu sollevi temi fondamentali in questo libro, ma io vorrei fare un passo indietro adesso, a quando ci siamo conosciute molti anni fa, quando ti ho incontrato a Roma e non so come nulla di te, ci siamo incontrate per caso a casa di amici e ti ho incontrato come poetessa. Maria Grazia Calandrone che già scriveva di poesia ed era già totalmente immersa nella via della scrittura. E credo proprio molto sommessamente per gradi, per accenni, piano piano, ma completamente in poco tempo mi hai raccontato di te, della tua vita e la tua storia mi ha sbalordito. Mi ha sbalordito per il suo essere così estrema e mi ha sbalordito soprattutto per invece la luce con la quale tu hai sempre comunicato questa storia e l'equilibrio, la serenità con cui sei sempre riuscita a
comunicarla. E tu l'hai fatto, io credo, nei primi anni in cui ci conosciamo, pochissimo, hai parlato pochissimo della tua vita anteriore, diciamo, ed eri immersa nella scrittura, e forse attraverso la scrittura, sicuramente, la poetica, hai sempre indagato anche questi temi e questa grande storia. Però poi al racconto, diciamo, programmatico sei arrivata negli ultimi anni. Lo hai fatto una prima volta, ora ricordami qual era l'episodio. 10 anni fa, mi riferivo in quel caso alla mamma biologica. È uscito questo CD per Sossella, come retro di uno pseudo-romanzo, così sottotitolavo all'epoca, e lì raccontavo alla terza persona, in forma di cronaca, questa vicenda della mia mamma che sono convinta, un suicidio sociale, in quanto la mia mamma era sposata con un uomo e viveva in un paesino della provincia di Campobasso, una campagna, e ha avuto il torto di innamorarsi di un altro uomo e il torto ancora più grande di comunicare questo suo amore e di voler vivere la sua vita con questo altro uomo. E quindi è stata denunciata per abbandono del tetto coniugale dal marito. È stata, insomma, lei e il compagno, mio presunto padre, sono stati così, erano ricercati dalla polizia come se fossero dei delinquenti, e è stata abbandonata dalla famiglia, è stata abbandonata dalla sua piccola comunità nella quale aveva tentato di tornare, ma sai, le voci corrono le porte, tra gli spiragli delle porte, no? Poi dico anche questo, che io sto ricevendo tantissime informazioni che mi erano completamente ignote sulla mia mamma biologica, dalle persone che vivono ancora a Palata e che è questo paese di cui sto parlando e che si ricordano di lei, che la vedevano passare e che mi dicono oggi tutte noi donne eravamo con lei e facevamo il tifo per lei, ma non lo potevamo dire. E quindi purtroppo, appunto, abbandonata apertamente e segretamente, ha fatto questa scelta della quale, appunto, io racconto in questi 15 minuti Intitolato alla compassione di tutti. Alla compassione di tutti. E da qua, ecco, che cosa ti ha fatto passare dalla terza persona alla prima persona? Che domanda. Beh, Cosa? allora, sicuramente è la sfacciataggine che si acquisisce invecchiando, no? Si crolla nei freni inibitori, è come un'ebbrezza che prende a un certo punto. E questa è la battuta. E la realtà è che io penso, siccome volevo raccontare una storia nella quale si potessero rispecchiare, direi tutti, nel senso che chiunque abbia avuto una madre, quindi chiunque l'abbia avuta in presenza e chiunque l'abbia avuta anche in assenza, no? Diventa anzi quasi più monumentale la madre assente di quella presente, e era necessario mettermi in gioco. Non si poteva più fingere, non si potevano più usare trucchetti, perché sì, va bene la terza persona, è anche ammirevole da un certo punto di vista, no? Nel senso che sembra un modo per sottrarsi, però io penso che la vera sottrazione dell'io avviene quando l'io lo dà in pasto, quando ti metti in gioco davvero profondamente in prima persona, e allora penso che la stessa cosa possa fare chi legge. Tanto vero, dimmi. E il tuo essere madre, il tuo essere diventata madre, quanto ha contribuito a questa evoluzione? Guarda, il mio essere diventata madre ha contribuito mo molto, nel senso che, come ben sai, chi diventa madre un po' l'io lo deve mettere da parte, altrimenti non riesce a fare questo meraviglioso mestiere al suo meglio. E poi un'altra cosa grande che è successa con la maternità è la semplificazione. Cioè, tanti contorcimenti anche della lingua,
Quando tu sei costretto dalla vita reale a spiegare le cose a chi sta crescendo e quindi vuoi che la persona, che quel poco che sai, lo vuoi trasmettere in una maniera il più limpida possibile, questo sicuramente, questo dal punto di vista stilistico ha sicuramente influito sulla mia scrittura e dal punto di vista umano, appunto, questa, anche sì, questa semplificazione di tante contorsioni, no? Quando noi ci siamo conosciute, tanto tempo. Io sono proprio testimone di questa, io la chiamerei un'evoluzione del linguaggio, perché poi parliamo anche della lingua di questo libro. Come la chiameresti tu? Una lingua di prosa poetica, di Prosa ritmica. prosa ritmica. È una lingua che parte dalla tua poesia, dalla tua musica poetica, e però approda qualcosa di completamente diverso, estremamente nudo, nudo ma pulsante. Ed è anche un libro che fa ridere, che fa sorridere, che spiazza, che è pronto a cogliere il quotidiano anche in tutti i suoi aspetti surreali, divertenti, tragicomici. È un libro aperto, è una lingua aperta. Allora, grazie di aver detto che fa ridere, perché a questa cosa ci tengo moltissimo, perché sennò sembra appunto che spiattello tragedie su tragedie. E, no, in realtà, vabbè, poi tu mi conosci, cioè io faccio il pagliaccio, così come, anche come antiveleno, no? E come modo di stare al mondo. E quindi mi serviva la prosa perché io in poesia, ma magari poi da adesso in poi riuscirò a farla anche in poesia, non sono capace di essere ironica. Cioè, per me la poesia è un modo, cioè è una lingua talmente sacra, talmente universale, che non mi riesce no, di metterci quella vena di sbeffeggiamento e di romanacciosità, come dire, no? Che poi invece c'è nel libro. Quindi la scelta della prosa, perché avrei anche potuto scrivere come avevo fatto anche se in realtà questa cosa di cui parlavamo, questo CD uscito per Sossella, anche quello è in prosa. E quindi quando c'è la narrazione è difficile, piegare la poesia ad una vera e propria narrazione, quando si vogliono raccontare proprio dei fatti. E quindi mi serviva per forza di cose, la prosa, ma mi serviva una prosa che non fosse soltanto ed esclusivamente narrativa, ma che fosse, cioè dentro questo libro c'è, diciamo, il canto di fondo della lingua italiana, che sono i decasillabi e settenari a iosa, nascosti e quasi inavvertitamente, no? Delle volte anche a mia insaputa stessa. Per cui è, credo, una lingua che canta, ma nello stesso tempo è scritto dalla bambina che sta in copertina. Cioè, io sono sicura che è una cosa stranissima, cioè come se avessero preso la parola le varie persone che sono state nel tempo e che io avessi messo un microfono nelle stanze che ho abitato, che peraltro sono queste stesse stanze che ho abitato nel tempo. Questo è un fenomeno davvero straordinario. E avevo una linea diretta con le varie fasi della mia vita, tanto che intanto Arturo bussava alla porta e diceva: "Mamma, sono le 3, che dici, cucino io?" Perché ero completamente altrove. Ecco. Per fortuna è durata poco, perché altrimenti mi avrebbero ricoverata. Diciamo, tutto questo è durato 20 giorni, nei quali io sono stata, ho avuto 5 anni, ne ho avuti poi 15 quando si trattava di raccontare l'esperienza del collegio, che pure è stata un'esperienza cardinale, diciamo, no? Perché io, derivando dal 77, dai collettivi, dal gruppo di compagni e da quello che era l'atmosfera di quegli anni che io vivevo con grande passione, essere estirpata da tutto questo, essere rinchiusa in un collegio, per me ha significato trovare la poesia come forma di salvezza, per forza. Quindi, insomma, è stata un'esperienza decisamente cardinale questa. E tu parli delle
donne che sei stata, delle bambine, delle ragazze che sei stata, e questo è sicuramente una via in cui tanti di noi si possono riconoscere, questa moltiplicazione proprio degli sguardi, dei cuori, delle aspettative, che è il crescere, crescere e il contraddirsi e il scontrarsi anche con se stessi attraverso il mondo e viceversa. E qual è stata la parte più difficile da scavare e da scrivere? Quella che tu mi hai costretto a scrivere, naturalmente. Ovvero, Racconta. io a un certo punto avevo smesso di scrivere, avevo pensato che fosse sufficiente, insomma, ero arrivata al collegio e mi pareva di aver detto tutto quello che dovevo dire. Avevi quanti anni? E lì ne avevo, diciamo, alla fine del collegio ne avevo 18. Pensavi di poterci lasciare lì? Sì, perché poi ho dovuto affrontare, appunto, su tua iniziativa, diciamo così, per obbedienza all'amicizia che ti porto ormai decennale, ho detto va bene, ci avrà ragione lei. Ho dovuto affrontare poi gli ultimi anni di mamma. Il libro finisce quando finisce lei, non è un libro su di me, è un libro su di lei, o meglio sulla nostra relazione. Quindi ho dovuto affrontare il suo invecchiamento, ho dovuto affrontare l'essere diventato esplicito del suo disagio nel momento in cui lei ha smesso di lavorare, perché lei era una brillantissima professoressa di lettere, che a un certo punto nel 1983 è andata in pensione. Quindi dal 1983 al 2000, che è stato l'anno della sua morte, quegli ultimi 17 anni sono stati i più duri da affrontare perché ho dovuto riaffrontare la sua perdita. E, insomma, come ti dicevo, essendo stato fatto tutto in diretta, e questa è una cosa davvero sorprendente perché io non credevo, cioè, probabilmente adesso ho dimenticato di nuovo tutto, no? Nel senso che c'è, però, questo posso testimoniarlo, dentro di noi una memoria biologica, biologica di tutto quello che noi siamo stati. E quindi tutto il trauma dei suoi sbalzi d'umore, della sua poverina malattia anche fisica, perché a un certo punto ha dovuto affrontare un intervento chirurgico che ha affrontato per amore mio, perché lei già aveva 70, 79 anni, 78 anni, le sembrava di aver vissuto giustamente abbastanza, no? Per cui non voleva essere di nuovo, no? Aveva già subito molti interventi agli occhi, non le andava più di vivere, di trascinarsi indecorosamente, perché poi è una persona orgogliosissima, per cui no, molto bella, per cui ci teneva a questo suo così, stare al mondo in una maniera il più possibile rigorosa, diciamo così, nonostante tutto. E si è invece lasciata convincere da me a starmi ancora, ad accompagnarmi ancora un altro pezzettino. E quindi, insomma, ecco, questi anni, la descrizione dell'invecchiamento della propria madre e della morte della propria madre vissuta in questo caso in prima persona, perché io ero lì, che le tenevo la mano, sono stati molto duri, sinceramente sì. Il libro non è soltanto la storia di una madre e di una figlia, parleremo anche delle altre figure primarie questa grande storia, ma il libro è anche storia d'Italia. Storia d'Italia è un percorso molto, molto denso, molto sentito e vissuto di anni cruciali del nostro paese. Tu stai, so che non hai nessun tipo di problema al dire la tua età, l'hai raccontata, l'hai scritta. 50. E quindi dal tuo anno cioè si passa dagli anni 60 e si scorre anche la vita di un paese e i grossi cambiamenti. Attraverso una storia personale.
Sì, questo ci tenevo molto a farlo, sempre per questo io collettivo, diciamo, che è la mia ossessione anche in poesia. E io sono nata nel 64, sono stata abbandonata nel 65 e racconto nei primi anni, che è una cosa che poi racconto anche ossessivamente, come comincio ad avere una certa età, per cui come fanno gli anziani a raccontare sempre gli stessi episodi. Finalmente l'ho messo nero su bianco, per cui posso risparmiarmi di dirlo spesso ai miei figli. Ah, ma sapete, qui sotto io giocavo a pallone. Ecco, io vengo da una Roma nella quale si salutavano le madri e le nonne, nello specifico anche mio caso, e si scendeva in strada a giocare a pallone. Cioè, dove c'è un parcheggio in largo Saluzzo sotto casa mia, io giocavo a pallone, poi ogni mezz'ora macchina e ci si fermava il gioco e passava la macchina e si ricominciava. Ecco, di quella Roma devo dire io ho una grande, grande nostalgia, perché era un paesone. Per fortuna sono sempre rimasta nello stesso posto, per cui ci conosciamo tutti, insomma, no? Le persone del quartiere, i negozianti sono ancora gli stessi, ci conosciamo tutti e questo mi dà un grande senso di benessere, no? Ogni volta che cammino per le strade del mio quartiere. Però è un'altra cosa, un'altra Roma, ed è un'altra Italia. È un'Italia che è stata attraversata appunto da quegli anni che racconto, degli anni del P38, del 77, gli anni di piombo, che sono venuti immediatamente dopo. È la Roma degli anni 80 che descrivo, nella quale io spesso dormivo per strada e quindi mi sono immersa in una realtà che ha cambiato il mondo, come dico nel libro, no? Come questi erano gli ultimi corpi ancora tridimensionali, prima che diventassimo sempre più, ahimè, così, no? A due dimensioni. E degli anni un po' disperati, un po' questa euforia disperata degli anni Ottanta, che poi si è diluita. Poi c'è anche Seveso, tra l'altro, c'è il ricordo di Seveso, di Chernobyl. Cioè ci sono cose che hanno attraversato questo paese fino ad arrivare a quello che oggi siamo e al quale bisogna tornare ad aggiungere, io sono convinta, questa dimensione terza. E anche quarta, ove possibile, dello spirito e di quello che poi ci unisce tutti, che è appunto questo sprofondamento dentro di sé che al fondo di sé si trova quello che ci unisce tutti, che è appunto una specie di quarta dimensione collettiva, no? A parte le tre dimensioni fisiche. Questo ti ricordi, ti avevo parlato molto di Annie Ernaux, Come no? insomma, e sicuramente c'è anche quella via, è molto presente, quell'immersione in un mio collettivo attraverso la storia personale, attraverso anche le immagini. Sì, anche le immagini. Classiche, anche delle immagini, dei tuoi disegni, delle fotografie, quanto sono stati importanti per la composizione di questo tuo quadro interiore. Sono state fondamentali, devo dire. Anche questo in effetti lo devo a te, ma che insomma, metti, è la verità, ma perché non bisogna dirlo? Sei coautrice di cose che ci sono nel libro. Sì. Altre foto, bisogno di altre immagini, ed è vero, nel senso che le fotografie sono la testimonianza sintetica di quello che io racconto e i disegni sono qualche cosa alla quale io ho rinunciato quando mamma è diventata cieca. Io disegnavo sempre, disegnavo, dipingevo, tanto è vero che appunto delle volte mamma, quando era di buon umore, mi tornava a casa con i quadri, con i miei quadri incorniciati sotto il braccio, li appendeva, no? Quella, ovviamente quando ancora ci vedeva. E quindi ci sono delle testimonianze di questi miei disegni dentro il libro. Poi purtroppo appunto lei ha perso la vista e siccome io me ne sono resa conto a posteriori, ho tutta quell'iconografia l'ho seppellita in cantina e mi sono data la poesia, perché lei non poteva più apprezzare questi miei quadri e non aveva più nessun senso continuare a farli. E
E ogni tanto quindi io le leggevo le poesie e lei, a seconda del se le piacessero o meno, alzava il sopracciglio o sorrideva e io dico, continua a scrivere per quel sorriso e temo che sia la verità. Quindi sì. Professoressa di italiano, Sì. e quanto ha inciso questa sua arte dell'insegnamento nella tua prova? Credo che sia stata decisiva, nel senso che lei, io sono nata ad ottobre, quindi lei mi ha preparata alla seconda elementare, ha fatto la primina privatamente e mi ha cresciuta con le poesie. Cioè io ho portato in seconda elementare un programma di poesie che Quali? come racconto. Per esempio, Pianto Antico, così tanto per rimanere lievi, l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, ma come gli è venuto in mente? E infatti faccio, ahimè, una descrizione di questa specie di patto, di questa specie di patto di sopravvivenza che era implicito dentro quel testo che lei mi aveva fatto imparare. E quindi mi ha cresciuta con le poesie, mi ha costretta per tutta la mia infanzia a scrivere il diario della giornata tutte le sere e io continuo a farlo. Poi, cioè, ho continuato a scrivere le poesie. Sì, no, non il diario, ma diciamo in forma poetica. Sì, io praticamente adesso no, mi sono un po' liberata da questa incombenza, però io ho sempre scritto tutti i giorni come una specie di compito fino a capire che questo compito mi derivava da quell'infanzia. Anche perché tu capisci che a 4-5 anni, 6 anni, non è che ti succedano tutte queste cose da mettere per iscritto. Per cui la parte di invenzione era fondamentale e la parte non solo di invenzione, perché poi lei era molto concreta, quindi non è che la prendevi per i fondelli, la parte nella quale bisognava riuscire a vedere l'invisibile, quindi a interpretare la realtà con una lingua originale e con delle immagini originali. E questo sicuramente sta alla base della mia scrittura, che è fondata sulla realtà, assolutamente, questa è un'altra delle mie ossessioni, perché quando si dice, no, tu poi lo sai benissimo, la poesia, le arti che servono a sfuggire dalla realtà, ad evadere, a distrarci, manco per niente, la poesia, le arti servono a farci fissare lo sguardo sulla realtà e a farcela interpretare e vedere nel suo essere multiforme e nel suo essere duplice. Quindi non nel riuscire a intravedere in alcuni momenti il miracolo dell'invisibile che c'è dietro tutto quello che noi facciamo. Quindi, e questo sicuramente mi deriva da lei. Raccontami degli altri personaggi della tua storia. Gli altri personaggi sono questo meraviglioso papà che io riassumo in un capitolo a lui dedicato, che era un savonese, operaio metalmeccanico della Ilva, che si appassiona della vita degli altri, che si appassiona del comunismo e parte per la guerra di Spagna come volontario nelle brigate internazionali, viene ferito e comincia un suo desiderio onnivoro di studiare e di sapere, quindi è un autodidatta. Piano piano inizia una vita politica, quindi diventa giornalista, fa parte delle prime due legislature della Costituente e lavorerà sempre per il Partito Comunista. Tanto è vero che poi a un certo punto, quando il Partito Comunista amaramente cambierà nome, mia madre farà un intervento alla radio del partito proprio ricordando questa figura di Giacomo Calandrone che ha combattuto per tutta la vita per questi suoi ideali come tanti altri. E quindi c'è questo papà al quale è dedicato anche un disegno che ritorna, grazie, la sera a casa pieno di regali perché viaggiava moltissimo. Quindi mi arrivano queste sue telefonate da tutti, dalle parti più impensabili del mondo. Cioè lui rappresentava l'aperto, proprio, no? Quindi dalla Russia, dall'India, dalla Cina. Cioè, lui era ovunque e mi portava questa voce. Questa sua voce che arrivava tutti i giorni da un luogo diverso mi portava questa ventata di. Tanto era chiuso il mondo qui, no? Con mia mamma e mia nonna di cui ora parlo, tanto era aperto invece il mondo che viaggiava lui.
e mi portava questi piccoli, che c'ho ancora ovviamente, questi piccoli ricordi per dirmi che mi pensava dovunque lui fosse. E poi purtroppo invece ha smesso di pensarmi quando avevo 11 anni perché si è ammalato ed è morto. Abbiamo seguito con mamma appunto tutta la sua malattia. E poi c'è nonna che è la mamma di mia mamma adottiva, che ha sempre vissuto con noi, però ha vissuto con noi non vista per tanto tempo. Diciamo che lei era benché adulta, benché grande, era la mia compagna di giochi, quindi io la tormentavo in ogni modo possibile. Poverina, lei aveva già 75 anni, ma io la facevo giocare a pallone, a saltare a corda. Cioè, penso di averla distrutta nel fisico, però di averle anche dato una grande soddisfazione, no? E poi a un certo punto, quando mamma, appunto nelle famose serie degli anni Ottanta, che dicevo che ho spesso dormito per strada perché lei mi chiudeva fuori, lei colluttava con la figlia per farmi invece entrare a casa. E quindi lì mia nonna diventa quel filo rosso di amore che in realtà nella mia vita non si è mai perso, perché è cambiato, come dire, la persona che lo emanava. Però io, ecco, di questo sono veramente grata perché. Quando ha smesso, ma non è che ha smesso di amarmi mia madre, perché in realtà mi ha amata sempre, però diciamo nei momenti in cui l'amore di mia mamma nei miei confronti era meno visibile, è come se il testimone fosse passato a mia nonna. E quindi poi io l'ho, come dire, ricompensata al mio meglio, accudendola fino alla morte, per questa salvezza che lei mi ha dato, perché se io fossi davvero caduta nel disamore, forse mi sarei persa, non lo so. Però invece mia nonna mi teneva, nonostante non riuscisse a vincere fisicamente, quindi ad aprire la porta, però io sapevo che dietro quella porta c'era qualcuno che voleva che io stessi dentro il nostro circolo domestico, e questa cosa per me è stata fondamentale. Maria Grazia, vogliamo leggere una pagina del libro? Tu mi avevi indicato il punto in cui passi in rassegna quello che mamma fa per te, con te. Lo vuoi leggere tu? Lo leggo No, io? se te, vai, vai, ci abbiamo Sonia. Mamma che passa la sera a pettinarmi perché ha letto che il riccio è una malattia del capello. Mamma che mi addormenta raccontandomi i miti greci. Mamma che mi cura col piramidone. E io ogni volta rido per il nome. Mamma che minaccia di chiamare l'uomo nero e io che mi entusiasmo e corro alla finestra. Fammelo vedere, fammelo vedere. Mamma che mentre mi fa il bagno si dà uno schiaffo da sola per non compirmi. Perché non sono sua figlia, dice. Mamma, perché te lo ricordi sempre? Mamma che ride con la bella risata chiara chiara quando faccio il pagliaccio per lei. Mamma che corregge i compiti sul tavolo della cucina e io che invado il suo spazio con i libroni bianchi dell'enciclopedia degli animali PLI. Mamma che anche se fanno male compra le patatine Pai perché il nome Pai mi fa ridere. Mamma che mi dà 50 lire se l'aiuto a invasare i gerani. Mamma che dice che le metto in disparte. Mamma che si lamenta perché da quando ci sono io non ha neanche il tempo di tagliarsi le unghie. Mamma che alla domenica fa il bagno coi sali profumati e la radiolina accesa. Mamma che non sa cucinare e versa nell'acqua la polvere della crema d'asparagi Knorr. Mamma che se insisto perché non esca cerca di mascherare l'impazienza con la dolcezza del tono mentre dice Maria Grazia. Così mi porti sfortuna. Mamma che scoppia a ridere in mezzo alla strada perché faccio la caricatura di lei che cammina tutta impettita. Mamma che ogni sera mi fa tenere il diario della giornata e io che invento un mondo per farla felice. Ecco, l'hai raccontato, questo tuo inventare il mondo per farla felice. Per fare felice lei e tu come ti sentivi quando cominciavi a capire che attraverso la scrittura,
oltre che a far sorridere, a far felice la persona che ti stava più a cuore al mondo, stava nascendo qualcosa. Lo sentivi? No, no, perché io per lunghissimo tempo, ecco, quando noi ci siamo conosciute erano ancora le prime prove, ma io per lunghissimo tempo non pubblicavo, non avevo, non mi interessava, non era la mia meta, non era quella di condividere la mia scrittura con altri, era veramente inventare il mondo per farla felice. E poi invece quando in realtà è successo tutto il mio esordio con la scrittura è successo veramente per caso, perché è successo che una mia amica ha mandato le poesie al premio Montale e un giorno mi ha telefonato la Spaziani dicendo: guardi, le volevo dire che lei ha detto sì, vabbè. Dice, no, guardi che sono veramente. E così come poi la pubblicazione con Crocetti è successa per un'altra vicenda che non ho veramente mai chiarito, Quindi perché hai ovviamente un premio con un riconoscimento rispetto al tuo lavoro. sì, che poi ho lasciato morire lì, nel senso che ho pubblicato nell'antologia del Premio Montale del 1993, poi ho vissuto la mia vita continuando a scrivere per i fatti miei. Finché è accaduto, passati altri 7 anni, perché ho fatto un figlio, insomma, è successo che mi arrivava poesia di Crocetti, ma io non ero abbonata. Quindi, Leggevo sempre. negli anni, siamo 99, e quindi io ho chiamato la redazione dicendo: io vi ringrazio di questo dono imprevisto, però io non sono abbonata, volevo dirvi che forse mi arriva questa rivista. E ho parlato con un ragazzo che era lì, che si chiamava Fabio Simonelli, e che mi ha detto: ma tu scrivi? E dico sì. Dice: ma perché non ci mandi qualcosa? Mandala alla mia attenzione. E io così ho fatto, era tipo giugno, dopo qualche mese mi telefona Crocetti e mi dice: guardi, io sono a Roma, la vorrei conoscere. Un colpo letteralmente. Mi sono presentata a Nicola con una valigetta rossa piena con 16 libri dentro, inediti, e lui ha cominciato a leggere e ha cominciato a piangere. Ha detto: io la pubblico. Poi io sono sparita di nuovo, perché nel frattempo ho fatto un figlio, e ho scritto un libro dedicato a mio figlio Arturo, e sono riapparsa da lui dicendo: guardi, se vuole, ho il libro che mi aveva chiesto. E lui era un po' offeso perché erano passati 2 anni. Ho detto: guardi, nel frattempo ho fatto appunto un figlio, vorrei che questo libro fosse il primo. Ci tenevo che il mio primo libro fosse dedicato a mio figlio, e così è stato. E da lì, ma avevo ormai 37 anni, quindi non avevo desiderio di condividere, e però in questo momento della mia vita l'unica e sola cosa che mi interessa è che chi legge ne tragga bene, se possibile, ne tragga quel male che fa bene, ecco, sia un Ma po' che. hai mai scoperto come mai ti arrivava la rivista Poesie? No, mai, Beh, mai, questo mai, è non ho mai saputo. Perché pericoloso. infatti Fabio mi diceva: ma forse qualche suo amico. Ho provato a chiedere alle persone se qualcuno mi avesse mai regalato un abbonamento. No. Antonello Satta Centanin che lavorava a Poesia, forse? Ma io non, cioè, a me non mi conosceva nessuno. Non ero una poetessa, tra virgolette, nel senso non lo ero in maniera ufficiale. Non lo so, io non l'ho mai saputo. Quindi scrivevi e non desideravi di essere letta, oppure non avevi fatto quel passo dentro di te per ammettere a te stessa che desideravi questo? Non lo so, io so che capivo la mia vita scrivendo. Questo, se riuscivo a decifrare le cose che mi accadevano soltanto scrivendo. Poi, quando noi ci siamo conosciute, erano i primi anni che io stavo con quello che poi sarebbe diventato il padre dei miei figli, no? C'avevo le due stanze, lui suonava la tromba da una parte e io scrivevo, 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 scrivevo nel mio studio. Questa era la mia vita ed ero felice, ero contenta così. Sì, per me è sempre stato chiaro da quando mi hai fatto leggere le prime cose che proprio eri attraversata da
dalla scrittura, un'emorragia felice proprio e continua, È così. un dono che tu hai proprio, a cui hai dato forma dall'inizio. E questo passaggio dal verso alla prosa, che poi ha una prosa che risente del verso, per te è un passaggio felice, un passaggio desiderato, perché me ne Sì. parlavi da molto tempo, Sì. questo desiderio di scendere dalle altezze per riuscire a attraversare in un modo diverso le cose. Sì, ma è stato infatti un passaggio progressivo, no? Nell'ultimo libro di poesia in particolare ci sono proprio pezzi di prosa lunghi, c'è addirittura di cronaca, c'è tutto un poemetto che racconta il viaggio in Bosnia, che è composto nella sua parte finale addirittura di interviste. Cioè, mi interessava molto sfondare questo muro della poesia, ma attraverso lo strumento stesso della poesia, non tradendola, ma ampliandola, approfondendola, dandole respiro. Sì. Guarda. E anche il tuo apporto giornalistico, di critica letteraria, proprio ha dato respiro anche a tutto questo lavoro. Anche la chiarezza che sono stata costretta ad adoperare per la drammaturgia, no? Cioè, tutto diciamo, è tutto confluito dentro questa forma nuova, per me nuova. Vuoi spiegare un po' meglio di che si tratta di drammaturgia? Tu hai scritto anche pensando al teatro, comunque a una voce Tua? Sì. teatrale. E questo, che spostamento è stato rispetto al tuo. Questo ha avuto la stessa funzione che hanno avuto i figli, ovvero, beh sì, ovvero tu sai che per quanto poi c'è la possibilità che quello che tu scrivi per il teatro venga pubblicato, come peraltro in effetti è stato, però sai anche che l'ascolto avviene istantaneamente. Per cui c'è la necessità di prendere per mano chi sta ascoltando e accompagnarlo in un territorio dove si senta a suo agio il più possibile, che è un po' quello che è accaduto nel romanzo, no? Nel romanzo è come se io prendessi per mano chi legge e lo portassi dentro il territorio della poesia, senza sbattergli in faccia direttamente la poesia. Ecco. E lo stesso avviene nel teatro, perché l'ascoltatore deve immediatamente essere messo nella condizione di percepire, di recepire questo cammino, quantomeno, anche se non si capisce tutto, però quantomeno questo cammino è da arrivare ad un luogo incandescente, il più possibile incandescente e anche un po' divertente, perché cioè, ecco, questa cosa dell'ironia è una forma che credo di aver scritto per la prima volta nella Clara Schumann, che rievoca appunto le sue vicissitudini con quel mascalzone di Robert. E Sì. mi sembra che adesso ci resti poco tempo e forse, beh, intanto per me io esprimo un desiderio che tu scenda in cantina, ripeschi i tuoi disegni e i tuoi quadri e riprenda a disegnare, questa volta per te stessa e per gli altri, ovviamente. Perché anche attraverso le figure sei riuscita a raccontare questa storia, che era veramente difficile raccontare con il tono, con l'intonazione che porti. Perché è una storia che leggi in un soffio e che ti tiene stretta al cuore e però, come dicevamo, ti fa sorridere, ti fa piangere, ti fa ridere, è buffa, è strana, è credibilissimo tutto quello che tu hai percorso, anche se sono state montagne russe di una bambina che ha vissuto tante, tante vite, tanti modi di essere bambina e donna. E quindi anche di questi tempi un
racconto esemplare per tutte noi. Quindi ecco, questo è il mio desiderio. E poi forse possiamo chiudere con la poesia con cui tu hai chiuso il libro. Io so che tu non la vuoi leggere, sei ancora sicuro di non volerla leggere? Cioè, io se la leggo penso che mi metto a piangere, per cui la affido alla tua voce. Sei sicura? Splende la vita, splende come vita, a volte splende quieta, come il tuo corpo abbandonato al sonno, a volte sfolgora come il lampo del sorriso. Ma la terra non splende, la cenere non splende. Davvero, mamma, non sappiamo niente, e non siamo che corpo, e non siamo più in nessun luogo dopo, probabilmente. E questo precipizio di parole non è buono a rifare neanche una molecola del tuo sorriso. Era vivo il tuo corpo. E lo guardavo come si guarda la casa, distesa nella luce del tramonto, e il colle dove stiamo tornando. Faticavo a raggiungerti alla fine, ma eri vita accessibile, vita dovuta e vita che ho dovuto lasciare andare. Addio, mamma. Addio, professoressa. Senza difese. Torni vita che splende. Senza difese, splendi come vita, vita abbandonata, vita di tutti, vita che torna a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, Maria Grazia. Grazie. Scritto e di quello che sei.